mi sposto per lasciare tutto lo spazio alla visione, perché vorrei dire tante cose rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso. Intanto comincerò con una contraddizione. La danza esiste, così come il teatro, così come le arti sceniche dal vivo, nel momento in cui si fa, verissimo. Però vivendo in una società che ormai dispone di mezzi di riproduzione, di registrazione e di riproduzione, delle tracce ci sono. Le possiamo considerare delle scritture? Forse sì. Io ho cercato per oggi di proporvi una specie di corsa, di rincorsa dentro a quello che sta succedendo nella danza, perché questa parola danza è una parola ombrello per così tante cose e così diverse tra loro, che veramente è difficile. Se la domanda più difficile a cui potrei essere chiamata a rispondere, che cos'è oggi la danza? Dovrei fare questo oggi per voi. Provo a farlo con degli assaggi, è come se avessimo un grande menù e cercassimo di spiluzzicare delle cose per aprire degli spiragli su dei mondi, che poi starà a voi, se sarò riuscita a incuriosirvi, cercare di esplorare con più voglia, con più tempo. Non vi ho portato nulla su Pina Bausch, questo di proposito, per malignità, proprio perché Pina Bausch la sapete tutti. E perché se ne è così discusso, così a lungo, è danza o non è danza, che direi lascerei un pochino da parte questo tema. E forse una delle artiste che sicuramente proviene dalla danza, che più facilmente nelle lezioni anche di teatro viene naturalmente trattata, perché ha scelto di usare la danza come uno degli strumenti, degli elementi, dei linguaggi del suo lavoro. Non vi ho portato i Momix, dice, ma come? Non ci ho portato i Momix? No, perché tanto quelli ce li avete a pranzo, a colazione, a merenda, a cena. Ho cercato di portarvi delle altre cose. Non vi ho portato nemmeno le danze di origine, tutte, di origine africana, sostanzialmente dei videoclip musicali, che io non disprezzo affatto, anzi le guardo con molto interesse, però le vedete a casa, come quando volete. Allora, che cosa vi ho portato? Un ventaglio di cose. Dice, non c'è una letteratura della danza. Non è del tutto vero. Intendendo che cosa? Che non tutte le forme di danza, non tutte le aree di danza si prestano ad avere una letteratura, cioè dei titoli che permangono, dei titoli che vengono trasmessi di generazione in generazione, da una compagnia all'altra, sia tramite l'insegnamento diretto da un corpo a un altro corpo, sia con registrazioni che possono essere scritte. Ci sono delle forme di notazione scritta, è vero che sono malagevoli, adesso sono anche le due principali, la Laban e la Benesch, sono anche state trasferite in software per computer, ma è molto complessa, è una notazione che richiede anche molto tempo per essere proprio materialmente fatta. 20 minuti di una coreografia richiedono mesi e mesi, perché di ogni corpo va sistemato il dettaglio su un pentagramma che è verticale anziché orizzontale. Insomma, è molto complesso. Esisteva in Russia la notazione Stepanov, esiste il video. Mettendo insieme tutto quanto, in realtà una letteratura a partire dai titoli ripetibili e insegnabili esiste. E non solo. Quella ve la do per conosciuta. Voi sapete che potete vedere un Lago dei Cigni, una Giselle, uno Schiaccianoci, che fino a prova contraria sono danza. Non sono quei vecchiumi, no? Separati da quella che chiamiamo danza contemporanea. La danza è la danza, poi ha le sue articolazioni. E quella è la nostra eredità. Io credo che noi non possiamo liquidare l'eredità del classico
come cosa superata, mi piacerebbe parlarne con Liliana Merlo di questo, perché la nostra cultura, nel momento in cui entriamo in contatto in fase di globalizzazione con le culture degli altri, culture extraeuropee, diciamo, che non hanno avuto, come è successo in Europa, la rottura della modernità, quindi quel momento in cui le avanguardie hanno detto il passato è morto, ma portano con sé la continuità del loro teatro, della loro danza, che vanno insieme tra l'altro, non avremmo niente da scambiare con queste culture se decidessimo che tutta la nostra eredità del passato è da buttare. Quindi su questo ci sarebbe un lungo discorso da fare. Ma a partire da questa letteratura esistente ci sono i cosiddetti remake, cioè c'è un modo di rivivere questa letteratura, di riscriverla, così come succede in certe rielaborazioni musicali, in certe rielaborazioni letterarie. Io vi vorrei far vedere molto rapidamente due piccoli esempi. Partirei da questo. Allora, uno Schiaccianoci che usa la musica di Tchaikovsky e però utilizza le forme della danza contemporanea, ridisegna i personaggi, li riambienta e, per esempio, vi do solo una piccola traccia, tutta la storia viene trasferita in un orfanotrofio inglesissimo. Il coreografo è Matthew Byrne, che è diciamo quasi un autodidatta come coreografo, e parte da un grande amore per il cinema, particolarmente per il cinema muto. Matthew Byrne l'avrete sentito nominare perché è stato premiatissimo per Un lago dei cigni. Non vi ho portato quello, vi ho portato una cosa che meno facilmente vedete. Un lago dei cigni, tutto al maschile, dove i cigni sembrano veramente dei cigni, con dei grandi pantaloni di penne, di pennuti, e si vede chiaramente la famiglia reale inglese attuale. Il protagonista principe è chiaramente il principe Carlo, e ha fatto questo Schiaccianoci con questo gusto un pochettino crudelino, tipico britannico, in un orfanotrofio. I doni vengono portati dai benefattori dell'orfanotrofio e il preside, diciamo, e la sua assistente fanno tutta una bella festa per ricevere questi donatori, ma appena i donatori vanno via, i doni vengono messi nell'armadio per l'anno prossimo. E la fuga dall'orfanotrofio dei due protagonisti diventa il viaggio nel regno degli zuccheri. Quindi è una riscrittura che è qualcosa che si fa molto, che molti coreografi contemporanei fanno, proprio sui grandi titoli, Bella Addormentata, Schiaccianoci. L'altro piccolo esempio, ve li farei vedere di seguito, è Silvia. Silvia l'ho un po' scelto in omaggio alla compagnia ungherese, perché una delle Silvia di Delibes, la musica di Delibes era molto ammirata da Tchaikovsky. Silvia è la ninfa Silvia. E c'è una interessante versione fatta proprio in Ungheria da Laszlo Seregi, quindi ho scelto Silvia, nella versione però modernissima di Neumayer per l'Opera di Parigi. Quindi due pezzettini per dire che non solo c'è una letteratura, ma ci sono già anche delle riscritture, come ripeto, su titoli che esistono e che sono trasmissibili. Non, questo discorso vale per questo campo. I primi due pezzetti, grazie, di seguito.